Allora, quindi tessuto connettivo fibrillare denso capsulare. Io vi ho fatto un'immagine molto schematica in cui è rappresentato, vi ho rappresentato in linee molto didattiche un organo avente una struttura parenchimatica. Non è un organo cavo. Gli organi, come voi dovreste sapere un po' dall'anatomia generale, possono essere cavi o possono presentare appunto un parenchima, dove in ogni caso il parenchima altro non è che la loro tutto ciò che è rappresentato da tutte le popolazioni cellulari di quell'organo che svolgono la funzione propria di quell'organo, quello è il parenchima. Quindi qui ve l'ho rappresentato in blu. In nero invece vi ho rappresentato lo stroma. Altro non è che tessuto connettivo. Lo stroma rappresenta il tessuto connettivo, e che può avere l'una o l'altra, può essere dell'uno o dell'altro tipo. In ogni caso, tessuto connettivo avente funzione di protezione e va a formare, poi entra, forma seppimenti all'interno, mette seppimenti all'interno dello stroma dell'organo, ecco così formando una sorta di scheletro. Quindi lo stroma viene a configurarsi come uno, tra virgolette, uno scheletro, una impalcatura di sostegno di quello che è un organo, avendo non soltanto una funzione di difesa, non soltanto una funzione di sostegno, ma anche una funzione trofica, perché come sapete tutti, il tessuto connettivo è riccamente vascolarizzato. Allora, quindi qui vedete, iniziate a vedere due immagini che vi ho preparato, due sezioni di milza che vi ho preparato. È giusto un esempio la milza, come vi ho già detto, questo tessuto è presente in tanti altri organi, avente struttura parenchimatosa, quindi un parenchima. Allora, sono sempre immagini che vi ho scattato al microscopio ottico, questa a 100 ingrandimenti e questa a 400 ingrandimenti. È bello a volte fare delle immagini un po' più carine, più artistiche, a me piace, quindi lo faccio e non solo perché è bello, perché variare, ma perché vi consente anche in altro modo, anche in modo migliore di comprendere dettagli in più. Nell'immagine a 100 per ho utilizzato un filtro per campo scuro, ma non è una vera e propria tecnica di campo scuro. Ho giocherellato un attimino un po' in modo più complesso con le luci. In ogni caso, questa è sempre la nostra milza, il nostro tessuto connettivo fibrillare denso capsulare, lo vedete molto bene anche con questo filtro, si nota molto bene, poi sprofonda a livello di quello che è il parenchima del nostro organo, in questo caso della milza, e qui un leggero effetto 3D, questa è a 400 ingrandimenti, sempre vedete una piccola regione, ma di quello che è appunto sempre la nostra capsula, quindi connettivale. Vi faccio vedere un'immagine schematica per quanto riguarda la lamina propria. Allora, per quanto riguarda la struttura degli organi cavi, che vi avevo già accennato nelle precedenti lezioni, e comunque dovete sapere soltanto qualche accenno, perché ovviamente, appunto, come vi dicevo, queste cose le approfondiremo nel corso di anatomia microscopica, oltre che dovete sapere comunque in linee generali delle basi di anatomia. Dall'interno all'esterno, quindi, che cosa abbiamo? Una mucosa. Al di sotto una sottomucosa, poi al di sotto una tonaca muscolare, quindi una regione muscolare, una tonaca muscolare, e all'esterno dell'organo che avvolge l'organo cavo, poi abbiamo una tonaca sierosa. La tonaca mucosa è costituita da un epitelio di rivestimento che riveste il lume del nostro organo cavo, qui abbiamo per esempio lo stomaco,
Ecco, è proprio al di sotto è presente la cosiddetta lamina propria, che altro non è che il tessuto connettivo della mucosa. Quindi praticamente la mucosa degli organi cavi è formata, in due parole, dall'epitelio di rivestimento e dal sottostante tessuto connettivo. Quindi questo per farvi capire dov'è è presente la lamina propria, che poi vedremo. Allora, in queste preparazioni istologiche che vi ho fatto che vi ho preparato, vi ho colorato e fotografato al microscopio, vedete a sinistra tessuto connettivo fibrillare denso.